Bentrovati amici ascoltatori, siete sempre qui su Radio Saiuz, questo è Osservatorio Antimafia con Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Salutiamo come sempre il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Ciao Rosario. Rosario. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti. Salutiamo il nostro direttore Massimo Bonella di PianetaOggiTV.net. Bentrovato Massimo. Buonasera Massimo. Buonasera anche a voi da Venezia. E accogliamo, salutiamo i nostri ospiti con i quali a breve entreremo nel merito della trasmissione. Abbiamo in collegamento l'avvocato Claudio D'Amato, vicepresidente dell'Associazione Apulia Onlus. Buonasera avvocato, Buonasera benvenuto. avvocato. Buonasera a tutti e grazie Grazie di aver accettato il per nostro invito naturalmente. E salutiamo Savino Percoco, coordinatore provinciale delle Agende Rosse qui in Puglia. Ciao Ciao Savino, ben Savino. trovato. Buonasera a voi. Ricordiamo naturalmente che questa è una trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica antimafia2000.com e dopo aver parlato con i nostri ospiti, naturalmente passeremo ad una rassegna stampa della rivista. Per il momento diamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 22.02 prendiamo la linea da Venezia per le ultime news. Dunque, iniziamo con la TAV. Il ministro dei trasporti Del Rio annuncia un tavolo di confronto permanente tra il governo e le istituzioni e i sindaci contrari alla TAV Torino-Lione. La decisione è stata presa dopo l'incontro del ministro con gli amministratori contrari all'infrastruttura in Val di Susa. Vogliamo recuperare il tempo perduto, svelenire il clima e costruire un luogo di confronto, ha detto Del Rio, aggiungendo di aver ribadito che l'opera non è in discussione. Cambiamo argomento. Sulle nostre tavole potrebbero arrivare presto insetti, alghe, cibi costruiti in laboratorio, nuovi coloranti, se avranno il via libera dell'Agenzia Europea sulla sicurezza alimentare. La plenaria del Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura l'accordo sul Novel Food, 359 i sì, 202 i no, 127 astenuti. Protestano i Verdi, il Parlamento non è stato all'altezza delle preoccupazioni degli europei. Ed ora entriamo sulla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, vediamo quali sono le notizie nella home page, cioè in primo piano. Dunque, andiamo subito con un ricordo ad un nostro amico giornalista Pablo Medina, che ricordo è stato barbaramente ucciso dalla mafia, dalla narcos politica, per essere più precisi. Qui c'è un documentario curato da George Almendras. E quindi a seguire alcuni comunicati stampa della Valdichiana di Montepulciano, siamo in provincia di Siena. Come sapete, noi siamo presenti anche in quella zona sul terrestre, grazie al nostro settimanale che viene trasmesso da parecchi anni, possiamo dire, dalla televisione di Chianciano Terme Teleidea, ogni martedì sera alle 20, con replica al mercoledì alle 12.50. Poi ci sono anche altre repliche comunque, e quindi diamo anche questa informazione per quanto riguarda quella zona locale. A seguire il nostro settimanale, appunto, che si parlava pochi secondi fa, Pianeta Oggi Report, con un'intervista esclusiva al magistrato di Palermo Nino Di Matteo. A seguire abbiamo anche un'intervista a Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle della Commissione parlamentare antimafia. Realizzate queste interviste in occasione di un convegno che si era tenuto qualche settimana fa a Venezia. Poi abbiamo in collaborazione con Antimafia 2000 un'intervista a Don Luigi Ciotti. Noi stiamo con Di Matteo. Poi a seguire, in collaborazione con Pandora TV di Giulietto Chiesa, un'intervista ad Alex Zanotelli. E quindi un'intervista esclusiva, grazie alla collaborazione
che c'è tra Pandora TV di Roma e Russian Today, l'emittente satellitare All News, che proprio grazie a questa collaborazione che c'è tra Pandora e tra Roma e Mosca possiamo avere questi speciali tradotti in lingua italiana e li diffondiamo anche noi. C'è in questo caso un'intervista a Vladimir Putin. E poi, per chi volesse rivedere la conferenza che parlavo prima, che si è tenuta a Venezia con il magistrato Nino Di Matteo, può rivederla perché abbiamo il video disponibile in coda, in basso, diciamo, alla home page, perché nel frattempo, insomma, abbiamo pubblicato altri video, altri articoli. Ricordo quella conferenza era stata moderata dal direttore della testata Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, con Giulia Sarti, che poc'anzi appunto abbiamo parlato. Io vorrei ritornare adesso e proprio a taglio primissimo, se così si può dire, della nostra homepage, perché volevamo dare una notizia che penso che sono le 22:06, credo che in contemporanea la sta dando anche la stessa televisione di Capodistria, riguarda proprio questa storica emittente internazionale che da sempre ha portato nel nostro paese una programmazione genuina, sana, rappresentando una valida alternativa a quello che è lo scenario mediatico nel nostro paese. Dunque, purtroppo si parla della caduta del segnale satellitare dal 1° novembre. TV Capodistria potrebbe non essere più vista via satellite, un problema che non ha ancora purtroppo trovato una soluzione, ma sul quale i vertici della radiotelevisione e della comunità nazionale italiana stanno ancora lavorando. Il timore è duplice: da un lato la perdita dei telespettatori e dall'altro la ghettizzazione della comunità italiana. C'è un servizio che io vedo se riesco in qualche modo a proporvelo, vediamo se riusciamo in questo caso con la regia non di Treviso ma di Venezia, se così si può dire, a farvi sentire un'estrapolazione dal telegiornale di TV Capodistria. Un attimo solo, sentiamo. Potrebbe non trasmettere più via satellite. Un problema che non ha ancora trovato una soluzione, ma sul quale i vertici della RTV e della comunità nazionale italiana stanno ancora lavorando. Il timore è duplice: da un lato la perdita dei telespettatori, dall'altro la ghettizzazione della nostra comunità. Il servizio è di Silvia Stern. Mancano 3 giorni alla scadenza del contratto che prevede la presenza di TV e Radio Capodistria sulla piattaforma satellitare. Un conto alla rovescia che non dà tregua né ai vertici della TV né a quelli delle massime istituzioni della minoranza italiana che stanno lavorando incessantemente per scongiurare il problema dopo il no deciso ad una collaborazione con la croata TV Nova. Abbiamo dei problemi finanziari perché in novembre e dicembre non sono coperti dal finanziamento da parte dell'Italia tramite i contratti con l'Unione Italiana e l'RTV di Slovenia non ha i mezzi per coprire queste spese. Noi stiamo ancora lavorando appunto per trovare una soluzione di compromesso che ci permetta di rimanere su satellite almeno fino al 1° di gennaio e col 1° di gennaio finanziare questa attività con i soldi del governo sloveno che ce li ha garantiti nel bilancio 2016. Nel frattempo dovremo trovare veramente una soluzione per coprire tutte le spese del satellite con un nuovo accordo, se possibile, un nuovo contratto con l'Unione Italiana e con il consenso del Comitato di coordinamento presso la Farnesina. Dunque, questo che avete sentito è Antonio Rocco, vice direttore di RTV Slovenia. Adesso il servizio va avanti e poi sentiremo Robert Apollonio, che è praticamente responsabile della programmazione in lingua italiana di TV Capodistria. Sentiamo ancora. Interrompere la diffusione satellitare nei prossimi 2 mesi è stata fatta anche una richiesta di deroga di interruzione del segnale di 15 giorni. Va ricordato che la trasmissione, voglio sottolineare, su 13 gradi est, che è la postazione chiave per questo tipo di servizio, ci ha permesso anche di venire visti tramite la piattaforma satellitare italiana TVSAT. E devo dire che sono diversi i riscontri di pubblico positivi che tutti questi anni
abbiamo avuto. Io penso che questa operazione, come chiamiamola, questa mancanza di proseguio della diffusione satellitare, porterebbe una chiara ghettizzazione della nostra emittente. Abbiamo lavorato molto tutti quanti, non credo ci sia stata una volontà di creare un danno o qualsiasi altra cosa. Forse c'è stata un'incomprensione, una mancanza di dialogo. Speriamo, ecco, di riuscire a ricucire, no, questo dialogo in questi giorni. Ecco, questo dunque è il servizio che avete sentito dal telegiornale di TV Capodistria. C'è da dire che se questa televisione internazionale scende dal satellite, sappiamo che la diffusione terrestre è in MP4 e di conseguenza in Italia non viene vista perché siamo in MP2, anche se comunque gli ultimi televisori hanno anche la possibilità di ricevere in MP4, quindi ci sarebbe un po' una caduta di carico notevole, come si suol dire, una perdita di telespettatori. Speriamo che questo non avvenga assolutamente, sarebbe un peccato, un potenziale enorme di TV Capodistria che potrebbe veramente far molto e ancora di più rispetto a quello che attualmente sta facendo. Bravissimi professionisti, anzi colgo l'occasione per salutare tutto il personale, dai direttori Antonio Rocco, Robert Apollonio e così tutto il resto, dicevo, del personale, e speriamo che questa cosa si risolva nel modo più positivo possibile. Alle 22:12, prima di restituirvi la linea a voi, ricordo anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, che questa sera sarà trasmesso sulla frequenza dei terrestri del 690 da Piancavallo tramite l'emittente Video Telecarnia intorno alle ore 23:30, insomma in terza serata. C'è anche una mandata in onda sulla televisione del Veneto di Valdobbiadene, Eden TV, più o meno sempre alla stessa ora, però sul canale 86. Detto questo, non c'è altro, vediamo se ho qualche notizia dell'ultimo momento degna di rilievo. No, benissimo, allora vi restituisco la linea a voi di Bari, Antonella Intranò, Ugo Lombardi per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Noi ci sentiamo al termine per eventuali aggiornamenti. Bene, grazie quello che sta accadendo. Se vuoi possiamo ospitare nella prossima trasmissione qualcheduno di TV Capodistria proprio per aggiornarci su quello che accade. Eventualmente è un ritorno. Possiamo, sì, siccome è una notizia dicevo in corso, quindi ci saranno sicuramente delle novità. E certo, si potrebbe fare, prenderemo degli accordi, vediamo un po' come far meglio. D'accordo, per me va bene. Sì, cioè, no, anche perché nel nostro paese già l'informazione è abbastanza coartata, limitata, veicolata, eccetera. Quelle poche possibilità che abbiamo di ascoltare voci indipendenti è davvero un peccato perderle. Indipendenti quando anche storiche, come in questo caso, per cui sicuramente sì. seguiremo le vicissitudini di TV Capodistria. Ma chi non si ricorda di Radio Capodistria, Tele Capodistria, cioè qualsiasi persona gli chiedi, gli domandi, tutti si ricordano. Perché? Perché queste emittenti hanno lasciato un segno profondo e positivo. Questo è il dato di fatto. Quindi già queste poche televisioni indipendenti, come giustamente dici tu, le contiamo sulle dita di mezza mano. Se perdiamo anche queste, è finita. Parliamoci chiaro, insomma, è inutile stare. È quello che stiamo cercando di evitare anche con piccoli contributi come quelli che riusciamo a dare noi. Comunque Massimo, noi seguiremo la vicenda e rinnovo l'invito a chi ci ascolta naturalmente a seguire con noi questa vicenda. Ci aggiorniamo a più tardi per eventuali nuove informazioni, d'accordo Massimo? Appuntamento alle 23, meno qualche minuto. Benissimo, buon proseguimento. Grazie Massimo.
Introduciamo quindi i nostri ospiti, come dicevamo, l'avvocato Claudio D'Amato, vicepresidente nonché socio fondatore dell'associazione Apulia Onlus, e Savino Percoco, il coordinatore provinciale per le Agende Rosse qui in Puglia. Bene, vi rinnovo il nostro saluto, vi rinnovo naturalmente il ringraziamento per aver accettato l'invito nella nostra trasmissione. Con noi questa sera parliamo di una iniziativa molto interessante che si terrà nei prossimi giorni presso l'Università di Bari, per la precisione giovedì e venerdì. C'è il quarto convegno nazionale intitolato Sicurezza, Legalità e Sviluppo, organizzato appunto dall'associazione Apulia Onlus in collaborazione con la sezione Puglia dell'associazione ex allievi della scuola militare Nunziatella e con il Devolution Club. Dottor D'Amato, lei è, come dicevo in apertura, socio fondatore e vicepresidente. Quando nasce Apulia Onlus e con quali scopi ha proseguito il suo cammino? Allora, Apulia Onlus nasce nel 2011 e si pone appunto come un'associazione che ha come scopo principale quello della solidarietà sociale. Quindi noi abbiamo svolto e svolgiamo tante attività che sono, insomma, socialmente importanti, di assistenza ai più deboli, raccolta fondi per beneficenze, eccetera. Accanto a questo, noi ci proponiamo anche come un'associazione di sviluppo, di diffusione della cultura e di quelli che sono secondo noi dei valori importanti, come ad esempio due valori secondo noi fondamentali sono quelli della sicurezza e della legalità, e quindi ci siamo mossi e ci muoviamo spesso, insomma, su iniziative di questo tipo proprio per diffondere questi valori che secondo noi sono portanti, insomma, sono fondamentali per la società in cui viviamo, insomma. È anche per il momento storico che viviamo. Assolutamente sì. E tra l'altro, come si può evincere proprio dal titolo del convegno, no? Sicurezza, legalità, sviluppo, che ormai è giunto alla quarta edizione, insomma, il quarto anno che lo teniamo, e noi riteniamo che la sicurezza e la legalità siano due precursori fondamentali per lo sviluppo, cioè che non possa esserci sviluppo se non c'è alla base una radicata sicurezza e legalità nella società, insomma, in cui si opera. Poi ogni anno il nostro convegno è caratterizzato un po' da un sottotitolo diverso. Quest'anno ha un taglio un po' più storico, diciamo, rispetto agli altri anni, però il filone portante, il filone principale è sempre quello appunto di questi tre valori fondamentali. Certo, infatti il sottotitolo di quest'anno è Evoluzione e prospettive a 100 anni dalla Grande Guerra, quindi parliamo anche di una commemorazione abbastanza importante per il nostro paese, che tanto contributo ha dato, insomma. Tra i relatori, ovviamente il mio sguardo è stato inevitabilmente attirato dal nome di Salvatore Borsellino, che si occuperà di quale disquisizione all'interno del convegno. Allora, quest'anno diciamo, siamo veramente onorati di avere la collaborazione e il patrocinio del movimento Agende Rosse, e ci sarà anche programmato l'intervento dell'ingegner Borsellino proprio nella sessione delle comunicazioni, il quale tratterà il tema della mafia nella prima guerra mondiale, quindi un tema sicuramente molto, molto interessante, insomma, su cui poi si potranno essere delle riflessioni anche in chiave diacronica su quelle che sono state poi le evoluzioni, insomma, fino ai giorni nostri. Quindi siamo molto, insomma, molto curiosi, ecco, di sentire l'intervento dell'ingegner Borsellino. Sicuramente sarà uno dei più interessanti del convegno. Senz'altro anche gli altri relatori saranno lì dando il loro contributo preziosissimo. Certo, l'esperienza personale di Salvatore Borsellino dà quella specifica in più, anche personale, anche d'esperienza, insomma, per cui sicuramente sarà importante per tutti poterlo seguire. A tal proposito, volevo chiedervi se ci sarà la possibilità, per chi non potrà partecipare personalmente, di seguire il convegno con altri metodi, tipo via Skype o qualcosa del genere. No, perché se ci fosse, magari sarebbe interessante dare la possibilità di appuntare l'indirizzo. Allora, noi siamo sempre, il nostro indirizzo è www.apuliaonlus.it, poi noi abbiamo anche una testata che è Apulia News, in cui appunto pubblicizziamo un po' i nostri eventi, le nostre iniziative, eccetera.
Per quest'anno non è prevista una diretta streaming, però Savino me lo potrà confermare, l'intervento dell'ingegner Borsellino sarà via Skype, quindi volendo potremmo anche ovviamente trasmetterlo, farne fruire insomma anche agli altri ascoltatori, ecco. Sì, a tutti a coloro che naturalmente non avranno la possibilità di recarsi fisicamente. Savino, l'apporto delle agende rosse all'interno di questo convegno? Allora, la collaborazione nasce sostanzialmente quando abbiamo il seminario collaborativo con il professor Parricchio presso la facoltà di giurisprudenza. In quest'ambito siamo stati notati da un socio dell'associazione Onlus Puglia, che è Pasquale Soriano, e non so se è incuriosito o comunque attratto, ci ha contattato e richiesto la collaborazione per questo seminario. L'intervento che apporrà Salvatore Borsellino, nonché il nostro presidente, è appunto quello sulla Prima Guerra Mondiale, e ognuno di noi si chiederà cosa c'entra la Prima Guerra Mondiale con la legalità. Allora è bene ricordare che innanzitutto c'è la mafia, è un mondo invisibile che vive comunque al di sotto di quello che noi viviamo, e, o se non in forma parallela, ed è stato un termine mai utilizzato, almeno sui piani ufficiali, giudiziari e statali, fino al maxi processo. Il maxi processo, ora non mi dilungo, ma è quello istituito da Falcone e Borsellino, e che ha visto anche le testimonianze di Tommaso Buscetta, e qualcuno di noi sa già come è andata. Se consideriamo comunque che la mafia nasce nel 1838 da un certo Pietro Cala Ulua, che si spacciava per magistrato e politico, ma qualcuno poi ha trovato anche altri ambiti nella sua persona, possiamo tranquillamente comprendere anche l'attinenza che potrebbe avere con la guerra mondiale, che è del 15-18, e anche perché un ruolo fondamentale lo ricopre uno dei boss, diciamo uno dei primi boss più importanti della storia siciliana, nonché Don Vito Cascioferro. E gli anni dell'Ottocento, almeno sul piano italiano, vedono l'avvio della carriera mafiosa di alcuni boss che noi ricorderemo, tra cui Salvatore Lucani, detto poi Lucky Luciano, e Don Vito Cascioferro, che ho già nominato, e anche Don Vizzini. Però quello che deve farci molto riflettere è l'anno, credo 1909, perché viene ucciso Gio Petrosino. Gio Petrosino era un poliziotto molto rinomato in America, forse uno dei migliori, che per cercare di seguire le tracce di alcuni mafiosi americani, perché poi sapete bene che lo sbarco degli italiani in America ha generato anche la nascita di quella che è stata poi la mafia, Cosa Nostra americana, che all'epoca si faceva chiamare la Mano Nera, finché poi ci fu la nascita delle famiglie Matranga, dei Provenzano, eccetera eccetera eccetera. Però il motivo per cui io evidenzio Gio Petrosino è perché questo poliziotto viene qui in Italia, a Palermo, credendo che la mafia siciliana fosse come quella americana, che possiamo così considerarla, per quella che era all'epoca, una mafia molto più delinquenziale, organizzata, ma fino a un certo punto, mentre qui in Italia le cose erano molto serie. E il fatto che lui viene qui senza scorta, senza neanche segnalare la politica italiana, senza segnalare neanche le forze dell'ordine, comporta il suo omicidio, perché Gio Petrosino riesce persino ad arrivare a parlare in un ristorante con Don Vito Cascioferro senza neanche riconoscerlo, e quella sarà l'ultimo giorno di vita.
Perché parto da così lontano? Perché la storia della guerra mondiale, sia della prima che della seconda, hanno un abbinamento che parte proprio da questo periodo. Nella prima guerra mondiale la mafia incide, ma non è determinante, ma comincia a fondare le sue basi per quello che sarà invece il futuro, perché nella seconda guerra mondiale invece la mafia determina proprio il destino anche della vittoria americana, e di cui ora non mi dilungo perché altrimenti uscirei anche fuori argomento. Questa è la base. La seconda base è che poi toccherà anche l'argomento di Salvatore Borsellino, è quella di spiegare l'evoluzione di ciò che è stato la mafia ieri e come si presenta oggi, perché l'andamento delle due guerre ha comunque comportato un travolgimento anche economico. Quindi bisognerà comprendere come si è mosso l'esercito e lo Stato prima in abbinamento con la mafia, come si è mosso nella seconda guerra mondiale e come si muove oggi, e quindi sul piano amministrativo che cosa ha comportato fino alle stragi di Via D'Amelio e Capaci, e nonché alla situazione recente che tocca il pubblico ministero Nino Di Matteo e quindi il processo sulla trattativa. Questo sarà un po' l'ambito su cui si imbatterà Salvatore Borsellino domani. Beh, questo è anche un buono spunto, dottor D'Amato, per fare assieme magari una valutazione, un'osservazione, così un ragionamento, considerato che la vostra è una onlus che si occupa di sociale sostanzialmente. Sì, con questo convegno, con la quarta edizione di questo convegno, volete magari porre un po' di più l'accento sull'importanza della legalità, della giustizia, ma anche dell'equità sociale, ritengo. Mai come in questo momento probabilmente ogni cittadino italiano non si sente sufficientemente tutelato, o comunque non avverte il giusto livello di equità e di giustizia nello svolgimento della propria vita. Secondo lei, l'attività mafiosa, che ormai ha cambiato completamente abito, non indossa più giacche da contadino, non porta più la coppola, non porta più la lupara, quindi ha cambiato completamente, adesso si è impossessata di quella famosa zona grigia, quella terra di mezzo dove svolge, oserei dire tranquillamente, le sue attività. Secondo lei quanto incide la presenza della mafia nel sottosviluppo della nostra nazione? Beh, sicuramente ha un ruolo importante. Noi infatti proprio per questo, insomma, ci occupiamo di sicurezza e legalità a 360 gradi, riteniamo che sia, come dire, una mission fondamentale, perché come diceva lei giustamente poc'anzi, il senso di insicurezza che la mafia o comunque qualsiasi forma di criminalità o di illegalità determina nel cittadino è innanzitutto una grossa fonte di malessere a livello sociale, e poi un forte freno per lo sviluppo della nazione, insomma. Quindi il nostro augurio è proprio quello di sensibilizzare su questi temi, e non a caso abbiamo l'intervento, insomma, dell'ingegner Borsellino, abbiamo l'intervento anche di esponenti delle forze dell'ordine, di magistrati, di giuristi. Quindi il nostro augurio è che proprio ciascuno, insomma, di queste professionalità possa dare il proprio contributo a sensibilizzare su questo tema. Noi cerchiamo sempre di... Sì, prego, mi scusi. No, ci mancherebbe, dica pure. No, stavo concludendo, dico anche perché, come diceva lei giustamente prima, il concetto di mafia oggi è cambiato, quindi anche parlare di legalità è un concetto in continua evoluzione, anche la sicurezza è un concetto in continua evoluzione, perciò noi cerchiamo sempre di trovare delle nuove tematiche che possano essere sempre più calzanti rispetto alle trasformazioni sociali, ecco. Certo, anche perché è fondamentale far comprendere quanta influenza ci sia, perché oramai è talmente ben inserita negli ingranaggi che ormai è diventata una presenza normale, usuale, non ci si fa più caso né alla presenza mafiosa in quanto fisica proprio, né alla presenza mafiosa in quanto cultura, in quanto modo di fare, in quanto atteggiamento.
e soprattutto ancora non si è capito quanto incida sulla nostra economia, tanto da avere un'economia parallela. Certo. Sì, è un fenomeno quasi da un lato mimetizzato, cioè da un lato sembra quasi che, non, come devo dire, è diventato, come diceva lei, normale, quindi è diventato, come dire, un qualcosa che non viene quasi avvertita, perché si sono persi quelli che erano i, come dire, il concetto, diciamo, di mafia che c'era prima è completamente cambiato, per cui chiaramente se noi ci basiamo su quegli stereotipi non lo ritroviamo più nel tessuto attuale della società, però è un concetto che c'è, che è determinante sia a livello sociale sia anche a livello economico, assolutamente, assolutamente sì. Infatti noi la sessione sullo sviluppo è secondo noi quella sessione più, alla fine è quella in cui convergono, ecco, i concetti che si sono espressi nella sessione sulla legalità e quelli che sono stati espressi nella sessione sulla sicurezza, poi convergono nello sviluppo. Cioè noi ci chiediamo alla fine, dopo tutto quello che ci siamo detti, quale sviluppo ci può essere, quali soluzioni si possono percorrere, perseguire. E poi nel dibattito finale noi restituiamo un po' anche alla politica quel ruolo di propulsore, cioè cerchiamo di capire quali iniziative anche politiche ci possono essere per poter, diciamo, porre un freno al fenomeno, per esempio, della mafia, come al fenomeno della criminalità in generale, e d'altra parte invece dare un motore allo sviluppo, ecco, una ripresa economica, ma di un'economia sana, insomma, di un'economia, della vera economia, ecco. Ma infatti, se è vero, avvocato, il binomio che dove c'è la malavita c'è un PIL, un prodotto interno regionale anche piuttosto basso, è anche vero che la Puglia rappresenta una di queste regioni dove il prodotto interno lordo è più basso, e rappresenta anche una delle regioni, come magari la Sicilia o la Campania, dove lo Stato spende anche di più. Strano, si spende molto ma si consuma anche moltissimo, si produce poco. Siete d'accordo? Si spende male anche, probabilmente. Quindi fondamentalmente sì. Quindi diciamo che il fenomeno malavitoso andrebbe combattuto soprattutto perché, se il politico avesse maggiore sensibilità, diciamo, dovrebbe combattere soprattutto per recuperare una un'economia che in quelle regioni in particolar modo è un'economia sofferente. Certo, assolutamente sì. Infatti, ripeto, noi riteniamo alla fine poi di voler nel dibattito finale proprio vedere quali possono essere, alla luce di quelli che sono stati i temi tirati fuori nel convegno dai tecnici, quindi magistrati, docenti universitari, avvocati, esponenti di spicco delle forze dell'ordine, delle forze di sicurezza, alla fine ridare alla politica quel ruolo di propulsore, perché poi in fondo la politica deve dare una grossa mano in questo. Quindi abbiamo cercato di ricreare un dibattito che rispecchiasse un po' quelle che sono le varie, insomma, cariche istituzionali, forze politiche, e abbiamo invitato il Presidente della Regione, abbiamo invitato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, insomma abbiamo invitato personalità che possono esprimere quali possono essere delle soluzioni, ecco, a questo fenomeno della criminalità, della mafia. E d'altra parte il così alto numero di morti che ci sono stati nelle guerre mondiali, diciamo che facilita anche il calcolo dei morti ammazzati, che rispetto al secolo scorso molti si divertono, soprattutto chi si interessa di statistica, a dire che comunque andiamo molto meglio, perché i morti in questo secolo sono inferiori a quello del secolo passato. Ci va bene, insomma, da questo punto di vista è una contrazione un po' magra, sicuramente. Dire, ci va bene collegare, insomma, l'epoca delle guerre con quella dei morti ammazzati attuali. Quindi il rapporto, diciamo, è sempre un po' così, in negatività, in negativo rispetto a quello preso in considerazione. Ma io voglio soltanto aggiungere un particolare: visto che parlavamo di sviluppo ed economia, ora non ricordo precisamente le cifre perché l'articolo non è recente, però le 24 ore aveva evidenziato che l'Ndrangheta, se fosse una società legale, fatturerebbe un reddito di una capacità economica superiore a quanto potrebbe reggere il capitale dell'intera California in America. Quindi certo, c'è già questo dato, dovrebbe far rabbrividire. Ma la fusione di tutte le mafie italiane, quindi 'Ndrangheta, Stacca Corona Unita e Cosa Nostra, messe insieme rappresenterebbero la decima azienda al mondo
sul piano economico, cioè praticamente sarebbero più forti persino della Fiat o dell'Eni. Ora provate a immaginare se questi soldi fossero legalizzati. Certo, ma questo a scapito di che cosa? Di una qualità di vita sicuramente peggiore di quella dove questo era l'appunto. La Calabria, dove risiede l'Andrangheta, riesce a contenere un budget economico che è superiore alla California, però la regione vive nella povertà. Cioè non ci sono neanche le strutture. Sì. Se il cittadino ragionasse solo su questo aspetto, si renderebbe conto della ricchezza che avrebbe se riuscisse a smontare la mafia, se avesse il coraggio di combattere l'omertà. Ma il problema, Savino, è che noi viviamo in un paese all'interno del quale si sta svolgendo un processo che serve proprio ad appurare la collaborazione tra Cosa Nostra, tra la mafia, e alcuni pezzi dello Stato. Allora, un cittadino, è vero, tu hai ragione, dovrebbe cominciare a ragionare in questi termini, ma quando poi comincia a contestualizzare, comincia anche a chiedersi un po', ma lo Stato c'è? Probabilmente sono molto più presenti le associazioni sui territori. Sono sicura che l'avvocato D'Amato conosce molto meglio la qualità del territorio nel quale vive rispetto, mi perdoni ma lo devo dire, rispetto a uno dei tanti nomi altisonanti che saranno presenti lì in università, perché purtroppo è così. Noi che, mi permetto di dire noi, che viviamo il quotidiano, conosciamo molto bene la nostra terra. Non so se gli altri siano in grado di avere la stessa competenza, e probabilmente il cittadino, Savino, fa anche questo ragionamento. Ma io ti dico, ti accenno un particolare. Nelle ultime negli ultimi interventi che ci sono stati in processo sulla questione della trattativa, Galatolo, che il boss che aveva acquistato il territorio per Di Matteo, per conto ovviamente di Matteo Messina Denaro, cioè per Di Matteo, però per attentare Di Matteo, ha detto qualcosa di nuovo, che però puzza di vecchio. Lui dice che i mandanti che vogliono vedere morto Di Matteo sono gli stessi che hanno richiesto l'uccisione di Falcone e Borsellino. Allora, questo basterebbe per capire come il problema sicuramente nei cittadini, ma i cittadini però continuano a rinnovare quello stato mafia che è presente da oltre 50 anni ai governi. Quindi con la morte di Andreotti, di cui io posso dire che è mafioso perché lo dice una sentenza in cui lui è stato prescritto, sì, non ti dico che comunque non ha cambiato nulla. No, Andreotti è stato prescritto, ma la sentenza dice che comunque è mafioso. Praticamente, se il processo non fosse stato prescritto, però comunque di reati di mafia fino al 89, se non ricordo male, quindi parliamo della prima mafia, quella pre-Rina, cioè Andreotti comunque risulta sul verbale di prescrizione comunque mafioso. Infatti. Questo fa comprendere la difficoltà che noi riscontriamo soprattutto nei tempi moderni, di come i tre poteri dello Stato, che sono la magistratura, il Parlamento e il Quirinale, si siano completamente squilibrati. La magistratura, con tutti i diciamo gli errori che commette, e non si sa mai se in malafede o erroneamente fortuitamente, comunque in un certo senso ha perso la possibilità di vigilare quelli che sono i poteri del Parlamento e del Quirinale. Ma ancora di più, lo stesso Parlamento non ha neanche più senso di esistere con l'attuale legge elettorale, in cui ogni parlamentare viene nominato e quindi in un certo senso deve è anche soggetto a colui che gli garantisce la poltrona. Ma questo discorso, Savino, scusami se ti interrompo, ma questo discorso lo viviamo in ogni tornata elettorale, perché i rappresentanti elettorali, qualsiasi partito
appartengono si avvalgono di una buona collaborazione malavitosa nel raccogliere voti. Allora, se è vero che le periferie raccolgono voti diciamo poco puliti, non vedo perché al centro dovrebbe essere diverso. Quindi la gestione della politica, sia periferica che centrale, è comunque gestita e comandata dal sistema malavitoso. È facile, diciamo, arrivare a questa conclusione. Infatti, perché... era proprio dove volevo arrivare io. Il mio sospetto è che la prescrizione di Andreotti sia stata garantita dal potere politico che lui esercitava all'epoca, che poi si è visto anche oggi la tutela che hanno avuto alcuni politici, tra cui Dell'Utri, che ora è stato condannato a 8 anni per associazione a delinquere e ora è in carcere. Ma Dell'Utri, non dimentichiamolo, è il fondatore di Forza Italia, uno dei partiti che negli ultimi 25 anni ha governato qui in Italia. Cioè, vogliamo pensare che la mafia che utilizzava Dell'Utri, come faceva all'epoca con Ciancimino, non sia mai entrata nelle fonti statali? No, vabbè, questo ormai è da sciocchi non pensarlo e non comprendere che è così. Io intervengo su questo per evidenziare che le intercettazioni continuano a essere depotenziate, sempre con la scusa della privacy, eccetera, eccetera, eccetera. La responsabilità civile, che in un certo qual senso potrebbe anche essere giusta nei confronti dei magistrati, viene caratterizzata non per migliorare i processi, ma per cercare di indebolire ulteriormente i magistrati ed avere sotto torchio dalla politica. Il Parlamento, che ormai, come ho detto poc'anzi, non ha neanche più il senso di esistere, e i vertici dello Stato, che riescono a gestire ciò che vogliono, e anche il CSM, e lo dimostra anche il caso della nomina del procuratore capo a Palermo di Lovui, dove i magistrati laici hanno fatto la differenza. E si è visto anche poi sulla questione della Procura Nazionale Antimafia, quando doveva dare un voto sulla questione di Di Matteo, che è stato, guarda caso, scartato e è giunto al 13° posto o 14°, non ricordo male, ma poco conta, perché almeno a parere di chi parla, Di Matteo possiede al momento uno dei curricula più pregiati che l'Italia possa avere in questo momento sulla lotta alla criminalità organizzata. Questo infatti sono stati molti a dirlo, e noi abbiamo anche parlato tempo fa con Aaron Pettinari, uno dei redattori di Antimafia 2000, di questo. Ma su Antonino Di Matteo preferirei passare per parlarne fra 2 minuti, Savino, anche perché sarà importante dare a tutti gli ascoltatori le informazioni rispetto alla manifestazione che ci sarà il 14 novembre a Roma. Quindi tra qualche minuto, insomma, sarà opportuno dare tutti i riferimenti a chi ci ascolta. Avvocato D'Amato, volevo farle una domanda. Quello di quest'anno è un convegno incentrato sulla legalità, sullo sviluppo e sulla giustizia. I temi che si possono affrontare da un punto di vista sociale e che sono senz'altro di vostro interesse sono tantissimi. Ma come mai quest'anno avete deciso di occuparvi di questo? Ripeto, faccio questa domanda perché il momento che stiamo vivendo, alla luce anche delle minacce che il PM Di Matteo ha ricevuto, è talmente particolare che portare questi argomenti in un'aula universitaria è senz'altro un atto di grande speranza. Sì, questo è il nostro intento. Noi, ripeto, me l'ho detto prima, siamo alla quarta edizione, noi ogni anno lo riproponiamo questa tematica, ovviamente con sfaccettature diverse, perché poi è un argomento molto fluido che quindi ogni anno ripercorriamo in maniera diversa. I tre temi sono sempre il cuore, diciamo, del convegno è sempre, come dicevo prima, basato sulla sicurezza, legalità e lo sviluppo. Poi ogni anno cerchiamo appunto di darci un taglio diverso e di avvicinarci sempre più a quello che è poi il vissuto sociale, il vissuto reale, insomma, cioè perché non rimanga una dissertazione accademica, ma che per carità ci sta anche, ma che diventi un qualcosa da cui possa nascere una speranza, delle iniziative,
delle qualcosa che possa nel nostro piccolo, insomma, per carità, cercare di dare un contributo a quella che è la causa per la giustizia e per la lotta alla criminalità, alla mafia, all'illegalità. Ecco, noi ce lo poniamo come giuristi, ce lo poniamo prima di tutto come persone che operano nel sociale. Ecco, secondo lei c'è un livello di attenzione un po' più alto rispetto a questo tipo di situazioni? Voglio dire, Nino Di Matteo è stato chiaramente minacciato di morte dal capo dei capi, da Totò Riina, che ha lanciato i suoi stralli dal carcere di Opera, quindi poco c'è da discutere in merito. Ciò nonostante, è avvolta questa situazione da un inspiegabile silenzio. Non c'è interessamento da parte dei mass media, non c'è interessamento da parte della carta stampata, non c'è nessun tipo di servizio in televisione che riguardi la situazione che questo magistrato sta affrontando e soprattutto perché è stato minacciato di morte da Totò Riina. Insomma, c'è il più assoluto e totale silenzio. Lei come lo giustifica? Come lo legge? Ma guardi, io sul tema in generale della sicurezza, della legalità, io noto che c'è in realtà un desiderio di partecipazione sia da parte dei tecnici, dei giuristi, dei docenti, insomma, di tutti quelli che sono le varie figure professionali che abbiamo, e sia anche da parte dei cittadini soprattutto. Quindi da questo punto di vista io sono cautamente ottimista, forse magari sono un po' utopista, però ripeto, io noto che anno per anno raccogliamo sempre un maggiore consenso, una maggiore vicinanza, più che consenso, vicinanza. Poi sulla questione specifica di cui sta parlando lei, sicuramente il momento è molto particolare, molto caldo. Noi ci auguriamo che questo sia sarà magari una goccia nel mare, ma sia un contributo a voler sensibilizzare di più sia l'opinione pubblica sia soprattutto i mass media su quella che è la situazione che stiamo vivendo. La giustifico, non la giustifico, penso che probabilmente sia, non so, legata ha un senso di indifferenza, forse un senso quasi di rimozione, cioè si cerca di rimuovere determinate cose dal vissuto sociale, però non è sicuramente con la rimozione che si possono sconfiggere, che si possono debellare queste forme di criminalità. Ecco. Io ripeto, mi auguro che questo evento, così come anche tanti altri, come tanti che vengono organizzati dal movimento Gende Rosse, possa essere, ecco, un contributo a sensibilizzare, perché è solo sensibilizzando che poi si può lottare contro questi fenomeni, secondo me. Quindi il nostro intento è quello, insomma, speriamo sicuramente di riuscire a raggiungerlo, ecco, perlomeno a dare un contributo. Perlomeno cercare di dare maggiore sicurezza, come diceva lei prima, ai cittadini, trasformare l'indifferenza in coraggio. Sì. Sì. Noi abbiamo le nostre città ormai, che sono, parlo della nostra città, Bari, dove l'altra sera c'è stato un omicidio di un giovane per strada alle 7 di sera, è stato sparato con due colpi di pistola e ammazzato. Mi sembrava il giorno stesso, ma anche il giorno dopo, una città deserta, non deserta come quando ci sono le partite di calcio, ma una città deserta perché è una città impaurita. Allora, a noi non ci basta più l'interesse che suscitiamo nei partecipanti a questi congressi. Credo che il cittadino debba pretendere di più, cioè debba pretendere che questi coloro che hanno in mano le leve del comando si decidano a far funzionare il sistema giustizia e a farlo funzionare bene, perché sennò il cittadino non avrà motivo di avere delle reazioni, perché non avrà più, come credo non li abbia ora, molti riferimenti per i quali muoversi, insomma. Certo. Cioè, il cittadino da un lato è impaurito, dall'altro però, non avendo punti di riferimento, vive questa insicurezza, alle volte con dei tratti anche forse di indifferenza, cerca un po' di rimuoverla, ma alla fine la vive, insomma, alla fine infatti, come dicevo prima, poi alla fine il ruolo che noi attribuiamo alla politica è determinante. Noi cerchiamo poi sempre nel dibattito finale proprio di coinvolgere quante più figure possibili, proprio per cercare di capire che contributo concreto può dare la politica. Poi al di là di quello che è stato, che è l'evento in sé, a noi quello che interessa è ciò che rimane dell'evento, poi non il fatto di aver invitato quel relatore piuttosto che quell'altro, di aver riempito l'aula o non averla riempita. Poi, per carità, anche l'aspetto formativo è importante, saremo contenti se vorranno partecipare gli studenti, per esempio, sicuramente ne abbiamo sensibilizzato
sensibilizzato molto gli studenti a voler partecipare, perché è proprio, diciamo, sensibilizzando anche le nuove generazioni, i giuristi di domani, insomma, che si può fare qualcosa. Però in questo momento quello che hanno in premio è proprio sensibilizzare la politica affinché, come diceva prima, come si diceva prima, possa adottare delle soluzioni concrete, insomma, possa adottare delle soluzioni concrete che possa... Ecco, okay. Allora, dicevo avvocato, la giustizia dovrebbe rendersi conto che la mira è stata spostata, correggetemi se sbaglio, da un bersaglio che deve essere il politico sul bersaglio che è diventato il magistrato. E mi suona strano non vedere una reazione diversa. Cioè, la reazione del mondo della giustizia dovrebbe essere, secondo me, molto più compatta, molto più incisiva, soprattutto dopo aver assunto questa consapevolezza. Chi doveva essere ucciso non dovevano essere quei due giudici, ma altri politici. Ugo, basta un po' riflettere su quanto è accaduto a De Magistris. Esatto. Se vuoi rubo 5 minuti, spiego un po' quello che è accaduto a riguardo. 3 minuti, Savino. Allora, sono rapido. Praticamente nel periodo in cui lui era magistrato del caso Why Not, e insieme a Gioacchino Genchi, un consulente e anche avvocato, all'epoca persino questore della polizia, si era imbattuto in alcune intercettazioni che in seguito si è saputo essere intestate da alcuni politici, o meglio parlamentari, tra quelli di cui Mastella, Prodi, Rutelli. E siccome la legge prevede che per i politici bisognerebbe fare in audizione richiesta, allora è nato un caso tutto particolare. Ora, il discorso è: uno, sul piano logico, per me il politico deve essere intercettato, ma non può votare se stesso, perché il controllato non può dire al controllore ok, controllami, perché altrimenti figuriamoci se l'altro non è disponibile a fare una cosa simile. Ma soprattutto, come facevano Genchi e De Magistris a capire che i numeri di telefono appartenessero a X persone? Nel frattempo questi numeri magari parlavano con alcuni mafiosi ed erano, come loro dicono, intestati ai parlamentari, ma magari appartenevano alla figlia del parlamentare, alla moglie o un amico, perché mica è detto che il numero di un parlamentare sia sicuramente il suo. In ogni modo, De Magistris ha avuto un processo civile e penale a riguardo, è stato condannato in primo grado e, a mio parere, giustamente assolto in secondo. Ma che danno è stato creato per la società e all'uomo e soprattutto all'amministrazione che lui gestisce a Napoli, su un problema che in realtà era futile, con l'obiettivo semplicemente di distruggere De Magistris, ma in particolar modo di mandare all'acqua il processo Why Not? E così è successo. Esattamente, certo. Quindi è una tecnica che adottano spesso. È una tecnica della politica. Esattamente. Una politica corrotta. Savino, siccome siamo in chiusura, sarebbe importante tu dessi tutte le indicazioni per la manifestazione del 14 novembre a Roma. Quando ci siamo sentiti l'ultima volta era ancora tutto abbastanza in divenire, non c'era ancora nulla di preciso. Vuoi dare per favore a noi e a tutti gli ascoltatori naturalmente i riferimenti, di modo che ci possa essere una partecipazione di massa, perché io sogno una manifestazione oceanica. Ma io innanzitutto voglio fare un applauso alla Puglia, o meglio alla provincia di Bari, che a differenza del passato sta partecipando davvero in forma più attiva e il nostro pullman è pieno in pochissimi giorni e stiamo valutando anche un secondo. Per quanto riguarda l'organizzazione, il raduno è previsto alle ore 10 a Largo Ricci, nei pressi dei Fori Imperiali e anche del Colosseo. Quindi e chi magari viene in pullman o in treno, gli basterà prendere la metropolitana e scendere al Colosseo. E il corteo partirà alle ore 11 e
proseguirà in tutto il percorso dei fori imperiali fino ad arrivare a Piazza Venezia e tagliare poi, subito dopo verso Piazza dei Santi Apostoli. In questa piazza sarà previsto un palco dove, oltre al nostro presidente Salvatore Borsellino, interverranno alcuni volti noti nel mondo dello spettacolo, ovvero Rita Dalla Chiesa, Piero Pelù, mi è parso di comprendere che ci sarà anche Imposimato, Luigi De Magistris, che poc'anzi accennavo, e alcuni artisti anche delle band musicali note in alcuni territori, e Tirabassi, mi è giunta anche notizia poc'anzi. Sì, Giorgio Tirabassi. Quello che conta però non è il volto noto che interviene, perché c'è anche Sabina Guzzanti e Giulio Cavalli, questi volti che comunque intervengono per cercare di attirare maggiormente le folle. Ciò che invece deve essere chiaro a tutti è che noi andiamo a Roma per chiedere al Quirinale e alla presidenza del Consiglio di abbassare, anzi distruggere, il muro di silenzio che hanno alzato sulla situazione che coinvolge Nino Di Matteo, perché non è possibile che ci sono analogie molto chiare e simili, se non uguali, a quanto avvenuto nel 92 a Falcone e Borsellino, e comunque lo Stato continua a non citare mai una persona a rischio vita condannato a morte. Cioè non è che Di Matteo è stato minacciato, è stato condannato a morte, cioè c'è proprio un ordine di morte nei suoi riguardi dal capo dei capi, Rina. Ma quel che è peggio, che molti pentiti, tra l'altro, che contano nel piano mafioso di Cosa Nostra, hanno evidenziato che il piano è in fase di opera e tutto tace a livello statale. Il Bob Jammer è stato assegnato soltanto qualche mese fa, eppure era il 2013 quando il vice direttore di Antimafia 2000, Lorenzo Baldo, chiedeva disposizione in un'intervista a Ministro dell'Interno Angelino Alfano, e lui, mentendo, diceva che era stato già disposto per poi non arrivare mai. No, ora è arrivato soltanto qualche mese fa. Sì, ma dal 2013? Dal 2013. Insomma, mi sembra un tempo troppo lungo. Sarei stato curioso delle spiegazioni che avrebbe dovuto dare Angelino Alfano se l'attentato fosse avvenuto in questi due anni. Ricordiamo anche che lo stesso Matteo Messina Denaro sostiene che questo sia un omicidio da compiere. Matteo Messina Denaro, al nostro, secondo il parere di Galatolo, ma anche da una piccola battuta che ti ha lasciato sfuggire Vincenzo Graziano, ha ricevuto ordini dall'alto, o meglio, ovvero dallo Stato, che Graziano dice che sono gli stessi che hanno voluto la morte di Falcone e Borsellino, sono sempre loro. E Matteo Messina Denaro, in una lettera che manda ai boss, è semplicemente un piccolo messaggio, dice: è andato troppo oltre. Ora la domanda è: oltre dove? E per chi? E per chi? Perché io un sospetto ce l'ho. Se il mio sospetto fosse legittimato, vorrebbe dire che la storia d'Italia sarebbe stravolta da un solo processo. Andrebbe riscritta sicuramente. Benissimo, allora noi purtroppo siamo giunti al termine della nostra trasmissione, sono le 23 in punto. Ringraziamo l'avvocato Claudio D'Amato, vicepresidente e socio fondatore dell'associazione Puglia Onlus. Grazie dottor D'Amato, e buon lavoro. Poi, grazie a voi, e speriamo naturalmente di averla ancora come nostro ospite per altre iniziative di questo tipo. Voi sarete a Roma?
Sì, ti ho detto, sicuramente parteciperemo, manderemo insomma un gruppo dell'associazione in rappresentanza, perché insomma è un'iniziativa importante, ripeto, non me ne sono occupato, ecco, personalmente di questo, ma sicuramente lo faremo, insomma. Perfetto. Grazie anche a Savino Percoco, coordinatore provinciale delle Agende Rosse qui in Puglia. Grazie Savino. Ciao Savino. Grazie a voi per l'ascolto e per avermi invitato. Allora, ricordiamo ancora che su Facebook c'è la pagina dell'evento, Savino, scusami, vero? Sì, la pagina è Siamo Tutti Nino Di Matteo. Quindi i nostri ascoltatori possono comunque mettersi in contatto con le Agende Rosse del loro comune, insomma c'è un gruppo più o meno in ogni regione d'Italia. Ricordiamo anche che questa manifestazione è stata voluta anche dalla Scorta Civica di Palermo, quindi che quotidianamente vive questo tipo di angoscia e di ansia nei confronti del magistrato Di Matteo. Quindi potete visitare la pagina Facebook, l'appuntamento è per sabato 14 novembre alle ore 10 presso Largo Ricci, nei pressi dei Fori Imperiali e del Colosseo. Alle 11 partirà il corteo e tutte le informazioni sono reperibili o sul sito delle Agende Rosse o sulla pagina Facebook dell'evento, o cercate, perché se volete trovate, quindi sicuramente ci sarà qualcheduno che vi potrà dare le giuste indicazioni. Ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo Rosario Moreno per la regia sempre da Treviso. Buon lavoro Rosario. Grazie, buonasera a tutti quanti. Ringraziamo Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net. Grazie Massimo. Buonasera direttore. Sì, che vi aggiorno di un aggiornamento, c'è una forte ondata di maltempo in Toscana, soprattutto nel Livornese, si parla di scuole chiuse, esonda il torrente nel Pisano, un torrente nel Pisano, dunque è stato praticamente un violentissimo nubifragio che ha creato anche molti allagamenti. Ripetiamo, domani ci saranno delle scuole chiuse, poi ancora pesanti disagi all'isola d'Elba, colpito il versante est, anche qui con fortissimi nubifragi ed esondazioni di torrenti minori. Ecco, questa è un po' la situazione dell'ultimo minuto, alle 23.02 è tutto anzi 23.03 in questo momento è tutto da Venezia. Per quanto riguarda il caso di TV Capodistria che abbiamo accennato in apertura del programma, ecco, se ci saranno degli aggiornamenti importanti, magari ecco con Rosario faremo dei brevi break news, ecco, dei piccoli aggiornamenti durante il palinsesto serale di Radio Science TV. Ecco, TV sta anche per televisione, perché ricordiamo che è un'emittente radio televisiva che trasmette su internet. Bene, veramente tutto, dunque buonanotte a tutti, a voi la linea. Grazie Massimo e auguriamo a nostra volta la buonanotte a tutti gli ascoltatori, dando appuntamento mercoledì prossimo, no, perché brava. Il regista in ferie non c'è, per cui l'appuntamento è per l'11 novembre sempre alle 22 su Saiuz Radio. Vi rimandiamo naturalmente alla lettura di antimafia2000.com, dove avrete la possibilità anche di osservare i video che tutte le persone citate da Savino Percoco poc'anzi hanno realizzato a sostegno del magistrato Nino Di Matteo. Bene, vi auguriamo la buonanotte e ci risentiamo presto. Buonanotte a tutti e grazie. Arrivederci. Buonanotte. Buonanotte.